Prego. Perché compare così? Aspetta, usa presentazione? No, si vede molto poco. No, si vede. Ah, ok, sì. Ok, no. Ecco, molto piccolo. Ma scusami, posso chiederti una cosa? Ma non compare schermo intero, perché io alcune cose devo leggere per forza perché non mi ricordo. Non ho capito. Può comparire schermo intero la slide? No? Perché alcune cose. Ma questo ho notato anch'io che questo porto. Perché io dipartimenti devo leggerli. Le donne che sono un pochino alte ci riescono. Sì, io poi con gli occhiali già non ci vedo. È un problema legato all'età, perché noi signore almeno. Sì, io non ci vedo. Con la scrittura così piccina proprio andavo alla cieca. Beh, se no prendo le fotocopie che così. Sì, ah no, ok, grazie, così dai. C'è più prima. Okay. Sì, sono Chiara Eberle dell'Ufficio Didattico Online, come diceva Susanna Sancassani. E con la collega Sara Siegel ci occupiamo di progettazione di corsi online e stiamo, diciamo, in questa sede sostituendo Giorgia Dossi e Daniela Paolino, che dovevano venire, diciamo, avendo curato e seguito il progetto dall'inizio fino alla fine. E l'esperienza di cui vi andiamo a parlare nasce in un preciso contesto, che è quello normativo della legge del decreto legislativo del 2008 sulla sicurezza. Sono piccola, grazie. In particolare l'accordo Stato-Regioni del 2011, e per cui i settori del rischio medio devono assolvere un obbligo formativo di 8 ore, e che sommato alle 4 ore di formazione invece più generale sul tema della sicurezza arrivano ad un totale di 12 ore di formazione. E cosa è successo presso il nostro Ateneo? Praticamente lo scorso anno accademico, entro il primo semestre, quindi del 2018-19, si è manifestata l'esigenza di formare un numero molto massiccio di studenti e studentesse appartenenti a vari dipartimenti. Dipartimento di fisica, ingegneria civile ambientale e meccanica, ingegneria industriale, ingegneria e scienza dell'informazione e centro di biologia integrata, quindi 1500 studenti. E dopo una valutazione del rischio nei laboratori di questi dipartimenti, i laboratori sono stati classificati a rischio medio. E secondo la normativa, la formazione quindi per questi tipi di utenti, proprio perché il rischio è medio in questi laboratori, non può essere fatta online, va fatta necessariamente in aula. Al contrario, invece, la formazione, diciamo, generale, quella di 4 ore, può essere svolta anche online. Di fatto noi abbiamo già negli anni scorsi e da molti anni sono uscite diverse edizioni di questi corsi online sulla sicurezza. E ovviamente questo ha comportato una serie, diciamo, di criticità in sostanza. Prima di tutto gli studenti appunto non potevano accedere ai laboratori se non facevano questo tipo di percorso formativo. La criticità, diciamo, con cui abbiamo avuto a che fare era prima di tutto la complessità, la numerosità degli stakeholders coinvolti, che ha reso molto difficile, diciamo, il processo decisionale, quindi arrivare proprio a delle decisioni, delle scelte su cosa concretamente fare anche in breve tempo, perché c'era il delegato del rettore per la sicurezza, i vari delegati nei vari dipartimenti, e le segreterie studenti, l'ufficio didattico online e la nostra direzione, i docenti stessi coinvolti nella formazione, quindi diversi soggetti da fare lavorare assieme. E poi c'era anche un problema di mancanza di uno storico relativo allo stato dell'arte della formazione che gli studenti potevano già aver ricevuto, perché appunto per accedere a questo tipo di formazione gli studenti dovevano avere una formazione anche di tipo generale, quelle 4 ore appunto, ma gli studenti potevano sì averle ricevute attraverso un corso online da noi erogato, ma anche attraverso altre istituzioni esternamente, quindi si poneva il problema di fare una formazione, erogare una formazione a tappeto di tipo generale
per far recuperare agli studenti la formazione persa, diciamo, e per poter accedere a questo corso più specifico. E quindi abbiamo anche creato uno sportello online dove raccogliere eventuali attestazioni di corsi già svolti. Quindi siamo arrivati anche a questa, diciamo, questa decisione. E difficoltà logistiche poi, perché dovevamo fare una formazione per 1500 studenti, trovare le aule in un arco di tempo abbastanza breve. Alla fine abbiamo deciso di organizzare tre edizioni del corso, e quindi tranche da 500 studenti che diventavano a quel punto più gestibili, diciamo. E poi un'ulteriore, diciamo, criticità, quello di tipo una problematica amministrativa, nel senso che era necessario riconoscere anche in carriera allo studente il percorso svolto. Bisognava creare delle attività didattiche legate a questi corsi, in modo poi che potessimo agganciarci anche la comunità del corso online in Moodle, in maniera automatizzata, senza dover ovviamente fare dei passaggi manuali o registrare anche poi la conclusione del corso, il test manualmente, insomma, di così tanti studenti. E poi un problema di riconoscimento e spendibilità, perché è emersa fin da subito l'importanza di rendere le conoscenze trasmesse anche in questo contesto accademico spendibili invece in contesti professionali, e quindi di qui il ricorso al Open Digital Badges. Abbiamo detto, appunto, quindi due percorsi di formazione: formazione generale, senza ripetermi, le 4 ore, e in modalità e-learning, anche in modalità e-learning, con un test di valutazione finale, e il corso di formazione specifica sicurezza nei luoghi di lavoro rischio medio, 8 ore di lezione frontale, anche qui un test di valutazione finale su norme generali e specifiche sulla sicurezza nei laboratori, e le relative competenze legate proprio alle capacità specifiche da applicare a situazioni reali nei contesti dei laboratori, in tutta sicurezza ovviamente. E la metodologia adottata, praticamente il nostro ufficio è stato coinvolto dalla nostra direzione didattica e servizi agli studenti, per strutturare l'intero processo formativo, perché è vero che questa formazione specifica non era, appunto, era in aula, però tutto il processo l'abbiamo di fatto strutturato noi. E cercando di anche tenere ben presente l'importanza del riconoscimento del credito formativo che poi gli studenti avrebbero ricevuto alla fine del percorso, e tutto ciò tramite gli strumenti digitali e la nostra piattaforma per l'e-learning che è Moodle di fatto. Ecco, lascio spiegare alla collega. Andrò più nel dettaglio spiegandovi bene che cosa c'era all'interno del percorso che abbiamo strutturato. Nella slide vedete una parte riservata alla direzione didattica servizi agli studenti, che ha creato nella carriera degli studenti, di ogni studente, due attività didattiche, uno per la laurea triennale, sicurezza in laboratorio, e uno per la laurea magistrale, che è Safety in the Laboratory, e sia per la laurea magistrale questo che per i dottorandi. Invece DOL, dall'altra parte, DOL è didattica online, il nostro ufficio, ha creato per entrambe le attività didattiche una comunità, un corso Moodle, con all'interno il corso sulla sicurezza, formazione generale, quindi 5 moduli più il test finale, 5 moduli che sono stati, e test finale che sono stati realizzati già nel 2013, un compito Moodle in cui tutti gli studenti che avevano già svolto in precedenza la formazione generale potevano caricare la propria attestazione di formazione generale sulla sicurezza, e un delegato poi della sicurezza validava o meno questo compito. Una scelta Moodle per l'iscrizione ai gruppi di lezione, avendo 500 studenti ovviamente per ogni edizione abbiamo dovuto strutturare le lezioni su moltissime aule. E quindi ogni studente si registrava, si iscriveva in una determinata aula di lezione. E un registro Moodle per ogni aula, in cui lo studente poteva autoregistrare la propria presenza. L'autoregistrazione veniva in questa maniera: viene creato nel corso Moodle un registro con autoregistrazione, e durante la lezione in presenza del corso sicurezza specifico veniva proiettata una password che lo studente digitava all'interno del registro e si autovalidava la propria presenza.
Per evitare che ci fossero comunicazioni all'esterno della password, si faceva poi un controllo a campione sui vari studenti, insomma qualcuno veniva chiamato e si controllava che effettivamente fosse presente in aula. Una volta svolte le lezioni di formazione specifica sulla sicurezza medio rischio, venivano caricati anche i materiali in piattaforma e alla fine di tutto il percorso, quindi blocco sulla sicurezza formazione generale e blocco sicurezza rischio medio, veniva fatto il test finale corso sicurezza rischio medio. Alla fine di questo test, se si superava ovviamente, veniva rilasciato l'ODB, il badge. Questo badge, i dati registrati dal badge venivano poi trasmessi alle segreterie studenti che caricavano in carriera tutti questi crediti, che erano un credito per ogni studente, quindi 1500 crediti. I tre strumenti, diciamo, che sono stati utilizzati all'interno di questo percorso formativo sono S3, quindi il nostro gestionale per le carriere, Moodle, e il rilascio del badge, l'Open Digital Badge. Questo è un po' uno schema che spiega un po' meglio forse come è stato strutturato il percorso. Lato S3 e lata carriera, quindi, sono state create le due attività didattiche di cui parlavamo prima. Il ponte, c'è un ponte, diciamo, che porta da S3 a Moodle, noi lo chiamiamo GECO, gestione corsi, e permette di creare in automatico, in base ai dati presenti su S3, un corso relativo in Moodle. Quindi, se ci sono due attività didattiche sulla carriera dello studente, lo studente potrà accedere al relativo corso su Moodle. Quindi, triennale entrava nel corso in italiano e laurea magistrale e dottorandi entravano nel corso in inglese. All'interno di entrambi i corsi era presente un'area riservata al corso sulla sicurezza generale, oppure il compito per caricare l'alternativa, quindi l'attestato già acquisito, e poi le attività presenti per il corso sicurezza specifica, che invece veniva erogato frontalmente, però c'erano tutta una serie di attività da fare online, il test e la possibilità, insomma, di iscriversi all'aurea relativa dove si sarebbe svolta la lezione. A conclusione del percorso formativo in aula per la sicurezza specifica e del corso online generale, si poteva svolgere il test sicurezza specifico e, superato questo, veniva rilasciato l'Open Digital Badge. Attraverso la piattaforma di BESTR, S3 poteva importare tutti i dati relativi agli studenti che avevano superato e quindi sostenuto il test finale sulla sicurezza specifica, e venivano massivamente creati i crediti all'interno della carriera degli studenti. Questo, come vedremo, è un risparmio enorme da un punto di vista amministrativo, che non hanno dovuto registrare mano a mano tutti i crediti, ma è stato importato massivamente questa immensa mole di crediti formativi. I risultati sono questi: entro febbraio del 2019 siamo riusciti a concludere appunto tre edizioni del corso, formando più di 1500 studenti. E questa forte potenzialità del badge è dimostrata appunto dal risparmio amministrativo che ha comportato poter registrare tutti questi crediti senza un impegno forte delle segreterie studenti. Gli sviluppi futuri. In futuro ci sarà un ulteriore dipartimento interessato alla formazione generale, che è il Dipartimento di Scienze dell'Informazione, che ha chiesto che tutti gli studenti all'interno della laurea triennale dovranno obbligatoriamente superare la formazione generale, quindi il nostro pacchetto multimediale in autoapprendimento sulla sicurezza generale verrà fornito a tutti gli studenti della triennale di questo dipartimento. E verrà dato come requisito d'ingresso per le magistrali. La nostra sfida futura, per il futuro, è quello di creare, automatizzare l'accesso ai vari corsi di formazione sulla sicurezza in base alla profilatura dello studente, quindi in base alle esigenze specifiche dello studente, lo studente in carriera e all'interno di Moodle si troverà il corso relativo.
Grazie. Grazie a Chiara Eberle e Sara Siegel. Avete domande per loro? Oh, tante domande. Cominciamo da qui. Magari per velocizzare questa cosa del microfono, se chi ha altre domande si avvicina. Beh, innanzitutto complimenti per il lavoro, perché sappiamo che i corsi sulla sicurezza appunto si portano dietro una serie di problematiche ancora in più rispetto ad altri corsi. Però volevo proprio chiedervi, anche per mia conoscenza personale, visto che in agenzia noi per regola, anche se eroghiamo i corsi sicurezza in e-learning, dopo comunque ci viene richiesto un questionario in presenza, volevo sapere da voi se il tema è stato sollevato, se, ovviamente questa è una cosa che non riguarda i progettisti ma il responsabile scientifico o comunque il responsabile della sicurezza, che a noi ad esempio impone questo tipo appunto di cosa. Volevo sapere da voi se è una questione che è stata affrontata o se non vi risulta semplicemente. Per quanto riguarda il corso sulla sicurezza generale, fino a un paio d'anni fa era in presenza, quindi si faceva in aula. Adesso bisognerebbe chiedere al servizio protezione e sicurezza, però lo possiamo fare online. Non so se è una prerogativa dell'università. Inizialmente era in aula? Inizialmente era in aula. Noi abbiamo cominciato dal 2013 con la sicurezza generale e inizialmente era in aula, quindi si faceva tutto il percorso formativo online e poi il test finale si faceva in aula. E adesso posso invece fare una nota, sono stati proprio i docenti a lamentarsi del fatto che veniva fatto in aula. E quindi la rivoluzione è partita dai docenti, perché non volevano, perché per loro era difficile trovare il momento. Infatti, ma io sono ben contento perché anch'io mi informerò per vedere se possiamo. Sì. Sì, complimenti, perché veramente anche per noi di Brescia è una grossa problematica questa della sicurezza. E la mia domanda è relativa alla gestione di quegli studenti che hanno già un attestato che arriva in genere dall'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro. Come gestite questi attestati? Li fate caricare in S3, li usate una piattaforma a parte e come registrate poi i crediti? Nessuno che aveva la speciale, sì, lo caricavano su un compito. Sì. Abbiamo creato un compito praticamente in Moodle e loro potevano caricare l'attestato, però l'attestato era validato unicamente dal delegato per il rettore sulla sicurezza, li vedeva lui e decideva lui se in effetti erano validi o meno. E poi il collegamento con S3? In realtà viene validato su Moodle, perché la formazione generica è solamente una parte di tutto il percorso. Quella generale. Il percorso finale si conclude con il test specifico, quindi veniva validato anziché fare il test online sulla sicurezza generale, veniva semplicemente validato, passavano direttamente, esatto, a quella specifica e quindi al test finale specifico. Quindi sì, raccoglievano varie. Grazie. Grazie mille. Passiamo allora al prossimo intervento. No, c'era un'altra domanda. Prego. Sì, ma non credo che nessuno abbia detto qualcosa del genere. Le nuove tecnologie della comunicazione non sono nate da una scuola per la scuola, sono nate per l'impresa. Quindi qualcuno ha dovuto svolgere un buon attivo per presentare alcune di queste nuove tecnologie della ICT come nuove tecnologie didattiche, ma non sono le stesse cose. Parlando di nuove tecnologie didattiche, dobbiamo fare riferimento ai due sottoprocessi della didattica, insegnamento e apprendimento. Lasciamo stare il supporto all'insegnamento. Sono quattro situazioni in cui le persone che
enormemente diverso, oppure sono quattro ambienti dello stesso premio. Quindi, ripeto, se conoscendo la lunga esperienza dell'Università di Trento, credo che siano temi ben noti alle colleghe. Sì, l'abbiamo. E penso che si possa tradurre, cioè sintetizzare in questi corsi. Avete seguito più un approccio da MOOC basato sui contenuti, da MOOCX per parlare in termini, oppure è stato anche possibile introdurre delle attività di tipo collaborativo? Penso che in entrambi gli approcci, perché poi c'era sia l'online che l'aula, e nell'aula ovviamente c'è il rapporto anche interpersonale col docente, quindi insomma penso che, poi io non ho il controllo sull'aula, nel senso non so come abbiano gestito l'aula, però le esperienze erano state molto flessibili, insomma, quindi. La dimensione collaborativa è stata tenuta nell'aula, in effetti, come spesso avviene quando si tratta di formazione formale legata a dei riconoscimenti come quelli della sicurezza, la privacy. Spesso le risorse per gestire anche una dimensione collaborativa non sono disponibili. Quindi la parte collaborativa stava in aula. Questa. Va bene, vi ringrazio. Passiamo allora adesso al terzo intervento con.